Grande Canario, sono Alex. E io sono Flame e oggi siamo qua per fare cosa? Prima di partire il video ti chiedo solamente un pollicione, un bel mi piace di supporto. Se riuscite a commentarci qualcosa, commentate qua sulla nostra banda. Ma qualsiasi cosa che cominci con la lettera B. Ricordi che avremo solo 15 secondi ogni caso, eh. Si dice che un uomo si sia tolto la vita lanciandosi dalla finestra di un edificio abbandonato. Il detective andò all'interno dell'edificio, al primo piano della stanza di fronte, e si accendette una sigaretta, andò alla finestra che si affacciava sul morto, l'aprì e gettò la sigaretta, ok? Ok. Ripeté poi questa azione per tutti i piani dell'edificio. Ok. Quando poi tornò alla centrale, affermò che in quel caso non si trattava di suicidio, bensì omicidio. Ok. Come ha fatto a scoprirlo? Abbiamo 15 secondi. Allora, se il detective è andato al primo piano a cercare il corpo, in teoria deve essere buttato al primo piano. E che già gli fa strano, perché come fa uno che si suicida a buttarsi dal primo piano? Io personalmente mi butto da... Sei sicuro che non ti svegli? Perché ti fa molto più male svegliarti all'ospedale. Esatto. Però ho detto anche che ha aperto la finestra. Di conseguenza, chi è che chiude la finestra in un edificio abbandonato dopo che si è suicidato? Intelligentissimo Watson, io ho la soluzione. Gente, dove che sono ricoglionito? Mi è venuto in mente che era l'edificio abbandonato perché mi sto una catapecchia. E ha la soluzione che è meglio. Generalmente quando qualcuno tenta suicidio lo fa per dal piano più alto, infatti. Questo proprio qui, okay, Sherlock, okay. Si se ne va di 90, fare... ok. Altro motivo è che il detective ha trovato la finestra incriminata esattamente chiusa. E solitamente chi vuole suicidarsi non cura tanto di chiuderla. Ma io li voglio l'investigatore da 90, giù a pecora proprio. Ragazzi, facciamo un like perché oggi facciamo progressi. Sì, ma c'è l'extra time perché l'avremmo indovinato in 30 alla fine. È la mattina che ci dà quei 5 secondi più perché il cervello si accende come un motore a freddo. Va bene, va bene. Due ragazze, mentre stavano cenando, ordinarono dei bicchieri con del tè ghiacciato. Una delle due, poiché è molto setata, ne bevette 5 prima che l'altra riuscisse anche solo a finirne uno. A faccio roga. Tragicamente la ragazza che stava sorseggiando il tè lentamente morì. Era intollerante. La sua amica invece rimase illesa, anche se si scoprì che il veleno viene messo in tutte le bevande distribuite quella sera. Come è possibile che l'amica che ha pure bevuto più tè si sia salvata? Ma non è che, come ti ricordi quel vecchio quiz che avevamo fatto, o meglio test che avevamo fatto con quel tipo con le due pillole che era finita al bicchiere d'acqua? Non è che qua è la stessa cosa? Ah, quello dello scantinato, quello che uccideva le sue vittime. Bravo. Ah, dici che il veleno non sia stato nel ghiaccio? Perché alla fine se quell'altra riesce a vivere, potrebbe darsi. Un po' di veleno c'è andato. Al massimo un po' di diarrea. Dice tanto c'è Carlo Erba che ci pensa lui. Cosa? Qual è la soluzione che è meglio? Voilà. Il veleno si trovava all'interno del ghiaccio. Vabbè, sì, grazie al capo. Quindi la ragazza, eravamo già stati temprati col video della pillola. Quindi ragazza, tanta roba. Esatto. Quindi la ragazza che ha bevuto velocemente non ha dato il tempo al ghiaccio di sciogliersi. Mentre okay. Vedete, ragazzi, quindi bere le bevande ghiacciate lentamente vi porta a morire. Sì, che non è buona. Indovinati due, ma direi che... gli unici. Grazie, cioè, insomma, al fatto che avevamo già fatto un indovinello simile. È la combo di cervelli, capito? È la combo del cervello. Una donna, mentre si trovava in un bar a fare colazione, notò una mosca dentro al suo caffè. Indignata, chiamò il cameriere per farsene portare appunto un'altra tazzina, okay? Ok? Però quando il cameriere tornò poi con la nuova tazzina di caffè, la signora esclamò: che diavolo di servizio avete in questo posto? Mi stai ridando la stessa tazzina dove prima c'era la mosca. Come ci mette lo zucchero, che ci mette le mosche. Come ha fatto la signora ad accorgersene? 15 secondi. Allora, gli ho dato la stessa tazzina, però mette senza la mosca. Sì. Non ne ho assolutamente idea. È già anche scaduto il tempo. A posto. Magari c'era l'alone attorno. Dobbiamo vedere la soluzione così non ci sbagliamo. Altrimenti, ragazzi, veramente non ci capiamo niente. Semplicemente perché lo scorso caffè lo aveva. Te l'avevi anche detto dello zucchero. L'avevi detto. Ma io non l'avevi detto lo zucchero nel caffè. Io non me neanche lo sapevo. Quando provo a bere il secondo era già dolce. Allora, in questo qua abbiamo un po' fallato, ma era normale. Come, cioè, due prese, una ci deve essere di recupero. Sì, beh, ovvio. Allora, il prossimo mangiatore è un simpatico uomo baffuto che appunto tutti i giorni attraversa il confine del Messico in bici, ok? Portando sempre con sé due sacchetti di sabbia. Gli ispettori doganali ogni giorno controllano l'uomo per verificare che non stia cercando di contrabbandare qualcosa. Ma ogni santa volta i sacchi contengono sempre solo sabbia, okay? Ok? È chiaro che comunque l'uomo stia contrabbandando qualcosa, però gli ispettori non riescono a capire cosa esattamente. Quindi lui fa il contrabbandiero, non è che i sospetti su Jason. Ma è ovvio, guardali in faccia, per forza. Allora, fai partire il tempo perché ce le ho tutte questa volta. A posto. Via, allora, 15 secondi. Allora, contrabbanda, il cappello da messicano, il sacco di sabbia, la maglietta, i pantaloni, i baffi. I baffi, Le ruote della bicicletta, no, e i sandali, no, non ce li hai i sandali. Il cactus. Ho detto tutte le cose che c'erano, quindi per forza ci abbiamo preso. Utilizza i sacchi per distrarre gli ispettori e non si accorgono che contrabbanda bicicletta. Tenete le ruote, vero? Ma mi stanno prendendo per il culo. Allora, il corpo di nuovo è stato trovato nel suo appartamento. È crollato sulla scrivania con una pistola in mano e la polizia ha trovato appunto a fianco a lui un registratore di quelle cassette. Ti ricordi quelli registratori di quelle cassette? Ah, belle? Sì, okay. Sì, ok. Alla pressione del tasto play, quello che appunto hanno sentito le guardie è stato: non ne posso più di vivere in questo modo! E successivamente uno sparo. Ok. Gli investigatori hanno capito subito che non si trattava di suicidio, ma bensì omicidio. Come hanno fatto? Teoricamente, questo non mi sembra neanche troppo difficile. Perché teoricamente, allora, se gli ispettori hanno ascoltato il registratore, ok,
Nelle vecchie cassette per ascoltare dovevi riavvolgerle prima. Esatto. E se il nostro tipo si è registrato mentre sparava, non è che mentre sparava ha fatto la combo a riavvolto mentre si sparava in faccia. È un po' come all'inizio, no? Quello che si butta su dalla finestra, sì. E poi chiude la finestra. Ok. Uguale. Secondo me questa volta proprio Sherlock torna a piegarsi come se dovesse farsi un clistero. Uguale. Ok. Se l'uomo si fosse suicidato non avrebbe mai potuto riavvolgere il naso della cassetta. Quindi okay, per forza è stato il domicilio. Questa era semplice. Sei pronto all'ultima? Ah, ci abbiamo già l'ultima? Sì, sto accendendo. Allora sono stati dei fenomeni. Cioè no, in teoria non avremo neanche... Cioè la sufficienza ce l'abbiamo. Un uomo uccise la moglie nella loro auto, ok? Per poi lanciare l'arma del delitto, un coltello, in un abisso dove nessuno avrebbe mai potuto trovarlo. Okay. L'uomo tirò poi fuori il corpo della moglie dall'auto facendo attenzione a non lasciare impronte digitali, ok? Ok. Fatto ciò si diresse verso l'auto. Dopo un paio di ore però ricevette una chiamata dalla polizia che lo informò di aver rinvenuto il corpo di sua moglie defunta, assassinata. Okay. Va benissimo. L'uomo si precipitò sulla scena del crimine dove poi venne accusato dell'omicidio. Come ha fatto la polizia appunto a capire che era stato lui? Allora torniamo fuori con le ipotesi storte. O che c'era un poliziotto che si sbatteva la moglie di questo tipo, quindi sapeva che il marito l'avrebbe uccisa. Ma Dio, se sai che il marito ti uccideva non ci sta insieme a lui. Ah, ma sai che ci sono anche le sceme. Oppure, a parte che un attimo, chi gliel'ha detto lui dove era il corpo? Perché lui ha detto che si è precipitato sul luogo del reato, ma chi gliel'ha detto lui che era in quel posto lì il reato? Cioè, non so se è una stronzata l'Adam Cadmon, no? Però potrebbe darsi, perché appunto la polizia non gli ha detto che lui era morto in quel luogo. Lui si è precipitato lì, ma la polizia non gli ha detto niente. È precipitato, cioè è caduto giù. L'uomo si è presentato sulla scena del crimine senza essere stato visto dalla polizia del luogo del... Tutti gli investiga, tutti giù come la pecora, li fanno beh e poi orzo. Sì che non è buona. Comunque 4 su 6, io penso che siamo stati anche più bravi del previsto, dico bene? Lo scorso com'era andato? L'avevamo indovinato o meno? Non mi ricordo. Secondo me ci aveva segato. Dici? Comunque ragazzi, scriveteci qua sotto magari voi quanti ne avete indovinati. E trovate tutti i link dei social in descrizione tra i commenti. Come al solito vi salutiamo e vi vediamo qui da Next. E da Flame è tutto, ho fatto l'intro stirandomi, devo fare anche l'outro uguale. Vabbè, per forza.